Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della nuova odissea per i pendolari aretini dei treni che anche questa mattina hanno dovuto fare i conti con criticità a catena dovute ad un guasto. Il disservizio, comunica il gestore, si è verificato proprio nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo. Si sono registrati ritardi fino ad un'ora e cancellazioni su treni regionali e su treni veloci. Il convoglio che ha subito il ritardo più severo è il regionale 18733 in partenza da Firenze e Santa Maria Novella alle 5.30, il cui arrivo ad Arezzo era previsto alle 6.50. È arrivato circa 60 minuti dopo. Inevitabile la rabbia degli utenti manifestata anche sui social. E rimaniamo ad Arezzo perché sfrecciava con un monopattino elettrico su una pista ciclabile tra gli 80 e i 90 km orari. L'uomo è stato multato. Vediamo il servizio. Sfrecciava a 90 km orari con il monopattino sulla pista ciclabile, per lui è così inevitabilmente scattata la multa. A notare il monopattino elettrico che viaggiava su una pista ciclabile a Pescaiola a velocità molto elevata sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo che hanno fermato il conducente, un cittadino extracomunitario regolarmente residente. Sono così scattati anche i controlli sul mezzo per verificarne l'effettiva velocità raggiungibile ed è stato constatato che il monopattino riusciva a raggiungere i 90 km orari ben oltre quanto consentito e fissato, ossia 20 km orari. Per l'uomo è così scattata la sanzione amministrativa. La Polizia Municipale, proprio a seguito di questo episodio, ricorda, oltre al limite e all'obbligatorio regolatore di velocità, che i monopattini non possono avere posti a sedere. Se acquistati dopo il 30 settembre 2022, devono essere poi dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione a tale data, invece, dovranno adeguarsi entro il 1 gennaio 2024. La Polizia Municipale poi ricorda che il conducente deve aver compiuto 14 anni e se minore di 18 deve indossare il casco. Il monopattino inoltre non può essere condotto sui marciapiedi. Le eventuali sanzioni possono comportare anche la confisca del mezzo. Ed anche la Toscana si è attivata per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e in Siria. Il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha infatti attivato i vigili del fuoco per l'attività dei nuclei USAR, Urban Search and Rescue, e di conseguenza è stata attivata la funzione sanitaria svolta dal sistema Maxi Emergenze della Regione Toscana con sede a Pistoia. La struttura regionale che accompagnerà i nuclei USAR dei Vigili del Fuoco è partita oggi pomeriggio da Pisa. Sono stati inviati 2 medici e 7 infermieri che fanno parte del sistema regionale del 118 per fornire assistenza medica. Appena abbiamo appreso le drammatiche notizie provenienti da Turchia e Siria, ha commentato il presidente regionale Eugenio Giani, è arrivata la richiesta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, abbiamo messo a disposizione personale e attrezzature per dare il contributo della Toscana in questa immane tragedia. Ancora cronaca, incidente stradale stamattina alle 9.20 nel territorio comunale di Cortona, lungo la 4 corsie Perugia-Bettolle. Una donna è rimasta ferita, anche se in maniera non grave. Si tratta di una 53enne che è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta in codice verde. E il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, e l'assessore all'istruzione della formazione e lavoro della regione toscana, Alessandra Nardini, hanno siglato questa mattina nella Sala dei Grandi di Arezzo il protocollo di intesa interistituzionale per favorire l'occupazione, calibrando l'offerta formativa in base alle esigenze del territorio. Un percorso che la regione toscana sta portando avanti in tutte le province della Toscana. Vediamo il servizio. Il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, e l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della regione toscana, Alessandra Nardini, hanno siglato nella Sala dei Grandi ad Arezzo il protocollo di intesa interistituzionale per favorire l'occupazione, calibrando l'offerta formativa in base alle esigenze del territorio. Credo che sia un lavoro importante, comunque dare sinergie ai territori
per un domani creare le condizioni perché i ragazzi che studiano poi possono trovare nel mondo del lavoro quello che effettivamente è anche per quello che hanno studiato, sostanzialmente mettere insieme la domanda e l'offerta di lavoro. Un percorso che la Regione Toscana sta portando avanti in tutte le province. È un protocollo che tiene insieme il mondo della scuola, il mondo della formazione, il mondo dell'università e della ricerca e il mondo del lavoro. Quando parliamo di formazione ovviamente pensiamo alle giovani generazioni, ma dobbiamo anche ricordarci che oggi è molto forte, importante, necessario il tema della formazione continua lungo tutto il percorso lavorativo di lavoratrici e di lavoratori per riuscire a riqualificare le persone che magari si trovano ad affrontare una crisi aziendale che purtroppo è sempre più frequente anche nei nostri territori, visto la congiuntura socio-economica che stiamo vivendo, ma anche aggiornare le competenze per accompagnare e non subire quelle grandi trasformazioni, quelle transizioni che in questa fase storica stiamo vivendo. Penso a due su tutte, la transizione digitale e la transizione ecologica. L'accordo è stato sottoscritto anche dalle parti sociali, dai sindacati, dal mondo della scuola e da quello del lavoro. Abbiamo giovani in disagio perché non trovano occupazione, perché non hanno le competenze specifiche e competenze che non del mercato del lavoro che non sono coperte da nessun elemento di formazione. Quindi sia i soggetti che sono deputati all'istruzione, in particolare poi quelli che devono affinare quel modello verso sistemi di formazione professionale coerenti con le esigenze del territorio, devono mettersi insieme e trovare un modo per contemperare le diverse prospettive. E adesso parliamo di sanità perché l'ospedale San Donato di Arezzo è uno dei 6 centri regionali specializzati per la cura della fibromialgia in Toscana. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere al coordinamento operativo AFA per Arezzo presso il centro ambulatoriale di riabilitazione funzionale all'interno proprio dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ed è stata chiara la volontà dei sindaci della zona aretina, non è più rinviabile un intervento che ponga rimedio alle gravissime difficoltà in cui versano le pubbliche assistenze, difficoltà che rischiano di compromettere i servizi essenziali e irrinunciabili per il servizio socio-sanitario. A dirlo è Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo, che ha scritto all'assessore alla sanità regionale Bezzini con la richiesta di un incontro urgente aperto a tutti i sindaci, i presidenti delle conferenze socio-sanitarie e le pubbliche assistenze per conoscere le soluzioni che la Regione intende mettere in campo al fine di scongiurare il blocco del servizio sia di emergenza-urgenza che di trasporto sociale. E Rita Cavezzuti è stata questa mattina eletta presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo. È la prima donna per l'Aretino a ricoprire questo ruolo. L'avvocatessa è stata eletta all'unanimità. E adesso andiamo in Val di Chiana perché il comune di Cortona aderisce allo stralcio delle cartelle esattoriali relative ai carichi del 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 per i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge di stabilità 2023. Lo stralcio non ha implicazioni sulle finanze del comune, dichiara il sindaco di Cortona Meoni, essendo questi crediti non iscritti come residui attivi in quanto a suo tempo già stati valutati come di difficile riscossione. L'importo delle sanzioni e interessi oggetti dello stralcio normativo ammonta a circa 305.000 euro per il periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. E adesso apriamo un'ampia pagina dedicata al carnevale, prima sfilata per il carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana. Vediamo il servizio. Prima uscita del loro hangar per i 4 giganti di cartapesta, i carri allegorici del carnevale di Foiano della Chiana. Tanta l'emozione di tornare a godere della manifestazione senza restrizioni dovute al Covid, come invece era successo negli ultimi anni. Domenica 5 febbraio sono così iniziate le celebrazioni della 484esima edizione di una delle manifestazioni più antiche d'Italia, soprattutto in assoluto il carnevale che vanta più storia. I 4 rioni si sono sfidati come sempre con i 4 carri allegorici, il cantiere degli azzurri ha presentato il monello, una raffigurazione di
Charlie Chaplin, cineasta che ha messo in ridicolo la sua epoca grazie al suo cinismo e che oggi torna come immagine dell'avara ed egoistica visione dell'uomo. Il cantiere Bombolo ha proposto l'opera La bestia dentro, una raffigurazione del viaggio dell'uomo attraverso il mare, inseguendo ciascuno la propria balena bianca, ovvero il sogno disturbato dalle difficoltà quotidiane. Il cantiere dei Nottambuli ha poi portato in scena Diverso da chi, con l'allegoria della storia di Hernán Cortés che stringe tra le mani la testa di Moctezuma, il conquistatore incastrato tra due astronauti, simbolo del progresso. Infine, il cantiere dei Rustici ha presentato il carro Amore e Guerra, ripercorrendo tramite la commedia di Aristofane la storia di Lisistrata come allegoria dei nostri giorni, la figura della donna come progresso dell'uomo. I corsi mascherati andranno avanti per 5 domeniche fino al 5 marzo, quando sapremo il nome del vincitore. E sono tornate anche per le vie di Castiglion Fibocchi le bellissime maschere barocche che ricordano il carnevale di tradizione veneziana. Il carnevale dei figli di Bocco quest'anno festeggia la sua 26esima edizione, dedicata a Pietro Vannucci, detto il Perugino, a 500 anni dalla scomparsa. Vediamo il servizio. Tornate per le vie di Castiglion Fibocchi le bellissime maschere barocche che ricordano il carnevale di tradizione veneziana. Si esce finalmente tutti in maschera per accogliere tantissimi visitatori da tutte le parti e siamo veramente contenti perché abbiamo iniziato con il botto. Il carnevale dei figli di Bocco festeggia la sua 26esima edizione, quest'anno è dedicato a Pietro Vannucci, detto il Perugino, a 500 anni dalla scomparsa. Pensa un po', Città della Pieve ha aperto le sue porte. Ormai sono passati 500 anni dalla sua morte. E noi ci siamo, è un'associazione del paese e tutto il paese coinvolto in una manifestazione importante come questa. Bisogna dare una mano, anche perché insomma, è un momento di aggregazione molto importante e noi ci crediamo. 200 le maschere che hanno colorato il borgo, realizzate con grande accuratezza ed attenzione ai dettagli dagli abitanti del paese. Queste qui vengono tutte dalla fantasia di queste signore o signori che il giorno si trovano lì e cominciano a creare qualcosa, secondo l'umore di quel giorno. Se il giorno dopo, mettiamo quando proseguono, sono di un umore diverso, posso anche cambiare. Quindi finché alla fine vengono fuori queste bellissime creazioni che ci invidiano da tutte le parti. La chiusura del carnevale è prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale corteo reale ed intanto è tornato anche quest'anno il concorso fotografico. È importante che chi viene qua faccia le fotografie e partecipi al concorso. Basta andare nel sito e si trova appunto nel sito dei figli di Bocco e si trova chiaramente quando e come partecipare. E la tematica di quest'anno qual è? Il castello in maschera, e quindi perché Castiglion Fibocchi è chiaramente è un castello e quindi il castello in maschera credo che sia il titolo appropriato. E tra gli appuntamenti più attesi in città ad Arezzo c'è quello con il Carnevale dell'Orciolaia che quest'anno ha un nuovo format e una nuova location più vicina al centro. Ad ospitare l'appuntamento il Parco Ducci in via Montefalco. Il servizio. 1, 2, 3! Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, sono tornate in tutta la provincia le domeniche di febbraio all'insegna di maschere, sfilati e travestimenti. Tra gli appuntamenti più attesi in città c'è quello con il Carnevale dell'Orciolaia, quest'anno con un nuovo format e una nuova location più vicina al centro storico. Ad ospitare l'appuntamento il Parco Ducci in zona Montefalco, senza i tradizionali carri allegorici ma con un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, laboratori per grandi e piccini tra circo e giocoleria. Penso che sia stata una cosa veramente riuscita, perché i bambini vogliono andare sui trenini, vogliono vedere e vogliono partecipare soprattutto, quindi questo è un modo
per farli partecipare anche in una location qui tranquilla per i genitori, dove non ci sono auto, non c'è traffico, non c'è niente, non ci sono pericoli. Quindi bene, spero che anche domenica prossima sia un po' più caldino, perché oggi era un po' freddino, nonostante ciò è pieno, vedi? E quindi domenica prossima e poi la domenica successiva siano qui con noi a passare una bella serata in allegria. È una giornata calda, si sta bene, anche i genitori sono proprio contenti di portare i citti con questa bella giornata calda a carnevale. A me mi si è fermata anche la circolazione con questi cavalletti, io ve lo dico. So se è il freddo o è l'elastico del gambaletto, potrebbe anche essere quello. Allora Mona, vai, che uomo di peso che c'ho, guarda qua, Mona! A Ponte Buriano sono iniziate le riprese della serie Netflix Telecameron. Da ieri, 5 febbraio, attori, comparse e troupe hanno trasformato l'antico ponte in un set cinematografico. Il presidente della provincia, Alessandro Polcri, ha visitato la location per portare il proprio saluto e quello delle istituzioni. Ringraziamo la produzione, ha specificato, per aver scelto la nostra terra quale ambientazione di parte delle scenografie. E adesso andiamo allo sport con l'Arezzo Calcio che riparte con una vittoria. Gli Amaranto infatti hanno battuto la Flaminia. Indiani adesso cerca continuità per tornare al primo posto. Ascoltiamolo. Sì, su che questo. Eravamo abituati a altri, come si dice, altri momenti più intensi, altre partite più belle come gioco, come periodosità, però oggi bisognava fare così, per forza l'abbiamo fatto e siamo contenti di averla vinta. Sì, non mi ripeto, ma indipendentemente da gol non gol, era l'atteggiamento, cioè che contro una squadra, l'altro è alta classifica, cioè quinta, contro una squadra forte. Dovevamo dimostrare l'atteggiamento iniziale, cioè che veramente, ecco, la squadra voleva far dimenticare la partita di Terranuova, indipendentemente da come è andato, gol, non gol, occasioni. Siamo stati meno belli, ma era giusto, sì, oggi fa così, molto più pratici e molto più, come posso dire, attivi, una parola. C'è stato un esempio, mi sembra a metà del secondo tempo, un tre scivolate consecutive nel mezzo del campo di tre giocatori diversi, ecco. Quella, ecco, è l'immagine della squadra come doveva essere oggi. E dobbiamo aggredire tutte le partite a me oggi. Ecco, poi bisognerà fare meglio dal punto di vista tecnico in altre partite, perché è chiaro, in altre partite avremo bisogno di cose migliori dal punto di vista tecnico, però indubbiamente dal punto di vista comportamentale, agonistica, deve essere questa la strada. Ma il capitano aveva sempre giocato, fatto praticamente tutti. Erano ruotati tutti gli altri, era giusto che Foglia, che si stava allenando alla grande da tanto tempo, avesse l'opportunità di iniziare. E in quanto a zona c'entra niente, zona sta facendo un campionato straordinario, era che volevamo mettere un giocatore più caratteristiche difensive là, il discorso che facevamo ieri di non prendere queste famose palle sopra a caso che ci aveva dato talmente fastidio nelle ultime gare. Ecco, mi sembra che con un giocatore come Lazzarini più portato a difendere e attaccare eravamo più solidi dietro. È un campionato talmente equilibrato, talmente livellato che potrei anche dire, ecco, essere lassù staccati rispetto alla quarta è diciamo un titolo di merito, però nulla. E andiamo avanti, facciamo le ultime 12 giornate come abbiamo fatto, come abbiamo aggredito questa oggi, aggrediamo le ultime 12. Dal calcio al basket, l'Amen, scuola basket Arezzo, ritorna al successo in campionato battendo a domicilio il Costone Siena. Il servizio di Chiara Sadotti. Prestazione di carattere per l'Amen Scuola Basket Arezzo che ritorna al successo in campionato battendo a domicilio il Costone Siena, risultato importante per il morale e la classifica. L'inizio partita della SBA è molto determinato, costringendo al time out la panchina del Costone. I padroni di casa punto su punto riescono a rientrare impattando il punteggio a quota 18 a fine primo quarto. La partita prosegue in equilibrio, poi sono i padroni di casa a portarsi sul +7 a 3 minuti dall'intervallo. La
Damen reagisce così. A fine secondo quarto le due squadre sono di nuovo in parità a quota 40. Il break decisivo arriva al rientro in campo dagli spogliatoi. Due triple di Toi ed una di Fornara spingono Amaranto a più 8 con la formazione senese che sbatte sulla difesa. Amaranto che tiene duro, tanto che la terza sirena alla Sbassi trova in vantaggio sul 62-52. Damen è concentrata e gestisce bene il vantaggio che tocca anche 17 punti. Ancora Fornara dalla distanza porta gli aretini a quota 85. Il Costone riesce negli ultimi due minuti a ricucire lo svantaggio solamente per fissare il punteggio finale sull'85-75 per il quintetto di coach Evangelisti. Un bel successo per Lamen in un campo storicamente difficile. La SBA sabato prossimo tornerà al Palaestra per ospitare la Toscana Food Livorno, formazione che nell'ultimo turno ha messo in difficoltà Prato, seconda in classifica. E in chiusura vi ricordiamo che questa sera al termine del nostro TG ci sarà la puntata di Green Talks di questo mese condotta da Fabio Mori che ci porterà nel mondo delle energie rinnovabili. Appuntamento dunque subito dopo il nostro TG alle ore 21. E con questo è davvero tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.